Messaggi li ricevi per chiarudienza, per incorporazione? Qual è il modo in cui ti arrivano i suoi messaggi con cui tu continui a svolgere quella che è la tua missione, no? Quindi. Sì, i messaggi arrivano da lui, ma anche da altri esseri che Sì. io ho chiamato, uno Setum Shenar, altri Semarus, cioè diversi esseri extraterrestri, o se volete angeli, esseri di Certo. luce. Lui mi parla attraverso il modo più diretto e facile per evitare delle interferenze. Quindi la personificazione significa che attraverso la percezione extrasensoriale, lui, vi faccio un esempio per comprenderci, come se il suo spirito entra dentro il mio spirito o il mio corpo e mi parla. Questo avviene Quindi anche su, si avviene dice a anche, incorporazione. sì, o personificazione, sì. O anche attraverso la comunicazione, se lui si trova nella luna, da spirito a spirito, attraverso la percezione extrasensoriale. C'è anche il contatto telepatico, ma lui non lo pone in essere perché può avere interferenze, o con la mia mente, o con altre entità. Quindi se lui mi Sì. deve parlare, come di recente mi ha parlato, della comunicazione tra la terra, il cielo, la madre terra, l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco, il regno minerale, vegetale e animale, come si comunicano loro con la terra, come la terra difende la natura, eccetera, eccetera. E magari io posso aggiungere del mio, invece lui preferisce questa comunicazione diretta. E a volte, come è accaduto quando ero ragazzino e come è accaduto altre volte, fisica, cioè si materializzano e parlano come io sto parlando a voi, ma quello avviene molto, molto raramente.